Alessandro è venuto, poi ve lo dirà anche lui, ma non per fare propaganda, per fare proselitismo, ma è la sua presenza, come anche quella di Federico, e quella anche doveva venire Jacopo Berti, il nostro rappresentante in regione, ma ha avuto un problema e non ce l'ha fatta. La loro presenza è per dire che anche a Roma la politica, condividete, siamo a Conegliano, è una politica che serve il cittadino. Condividete, per favore. Non è una politica che porta a Roma. E la loro presenza è questo. Il fatto che in qualsiasi momento io mi provo a mettere lì. Potete parlarci insieme. Non è Alessandro venuto in macchina, ma erano in quattro e non aveva tanta scorta intorno, mi pare. Non aveva tanta polizia, auto blu o altro. Lo stesso Federico. E qui con loro sappiamo che il comune di Conegliano avrà comunque un interlocutore, ce l'avrà anche con gli altri, perché anche gli altri nel fondo del loro cuore vogliono bene ai cittadini. Lo dimostrano in maniera un po' diversa, però lasciamo che ognuno porti avanti il suo modo di fare. Adesso vi lascio Alessandro, così continuo a darmi direttamente. Tutta la linea, ma io sono in sette di stallo. Mi siedo. No, perché non mi piacciono queste barriere, queste robe. Guardate questa piazza. Al di là di queste, non lo so perché hanno messo queste transenne. Ci sono carabinieri e poliziotti, li ringrazio. Continuate nel vostro lavoro, ci stanno dando molte soddisfazioni ultimamente. Sono loro i veri rottamatori del Partito Democratico, altro che Renzi. No, vedete qua, fischia un po', girate un po' quelle casse verso là. E, però come sempre questi carabinieri e poliziotti stanno in fondo, tranquilli. Cioè non c'è mai bisogno, no, di una scorta, intermediazione, una barriera tra cittadini dentro e cittadini fuori l'istituzione. Questa è una chiacchierata, noi vi raccontiamo la nostra idea di paese, perché crediamo appunto fermamente nel 5 Stelle e si sta qui in piazza e la lasciamo più pulita di come l'abbiamo trovata. I carabinieri e i poliziotti che stanno in fondo stanno tranquilli, perché sanno perfettamente che se si riunisce il popolo 5 Stelle, i ladri stanno al fondo. E stanno tranquilli, e questa è l'immagine normale, perché io vedo delle scene brutte. Poliziotti e carabinieri costretti magari a far da scorta a qualcuno che ha rubato, che è stato corrotto, oppure che ha corrotto qualcun altro. Addirittura in Parlamento c'è l'autista del fondatore della nuova Camorra organizzata. Il fondatore si chiamava Raffaele Cutolo e l'autista si chiama Luigi Cesaro, detto Gigino Polpetta, ed è parlamentare di Forza Italia, e quando entra alla Camera i carabinieri si sono anche costretti a mettersi sull'attenti, come si devono magari mettere sull'attenti quando entra Verdini al Senato, uno che ha più condanne e processi che elettori. Sono costretti. Però quando li conosco, io racconto un piccolo aneddoto divertente, perché poi poliziotti e carabinieri, conoscendo purtroppo questi soggetti, sanno perfettamente, conoscono bene la loro pericolosità sociale. Davanti a Palazzo Chigi, che è appunto il palazzo dove lavora il Presidente del Consiglio, ci sono poliziotti in divisa, tra l'altro elegantissimi, con dei mantelli molto belli, blu scuri. Un tempo noi avevamo gli uffici a Piazza San Silvestro, se conoscete Roma, quindi per passare dalla Camera a Piazza San Silvestro si passava davanti a Palazzo Chigi. E c'erano appunto questi due poliziotti elegantissimi, mobili, non si potevano muovere. Noi passavamo con i nostri zaini, le nostre borse, soprattutto i primi mesi, e loro, conoscendo bene coloro che avevano occupato quel palazzo, da Berlusconi a Monti, passando per Letta, per Renzi, oggi Gentiloni, ci fischiavano, chiamavano in un certo modo e ci facevano pss. Noi ci giravamo e loro, immobili, continuate così. Te lo giuro. Io ci credo tanto. Io non so se andremo al governo perché saranno tutti contro di noi. Io non sono sicuro, ma ci credo tanto. E credo che è nelle nostre corde. Come credevo tanto nella vittoria di quel referendum quando sembrava impossibile. Siamo partiti per primi
e gli abbiamo fatto il mazzo a Renzi, che aveva a disposizione giornali, telegiornali, il guru della comunicazione di Obama, soldi su soldi, centinaia di milioni di euro a disposizione per la loro campagna elettorale. L'abbiamo sconfitto con un motorino d'estate, con i treni regionali l'abbiamo sconfitto. Quindi è... dipende soltanto da noi, credetemi, dipende soltanto da noi. Per quale motivo il 5 Stelle non fa alleanze? Perché pensiamo che i partiti politici e tutti i politici siano tutti ladri? No. Ora ci sono brave persone in Parlamento e in tutte le forze politiche, nella Lega, nel Partito Democratico, persino nel Nuovo Centrodestra, anche se bisogna cercarli con molta, molta attenzione. Ma il problema non sono i delinquenti della politica. Il problema è la politica che, una volta finanziata da grandi finanziatori, non ha più le mani libere per attuare appunto nell'interesse collettivo e nel bene generale. Perché nel momento in cui dei grandi gruppi lobbyistici, grandi finanziatori in alcune zone d'Italia, non soltanto al sud, perché sciolgono i comuni per mafia anche al nord Italia, nella maggiore casi addirittura dei gruppi criminali finanziano la campagna elettorale dei politici e poi chiedono sempre qualcosa in cambio. Guardateci, non credete magari alle nostre parole, perché io prima mi domandavo, guardandovi qui in piazza di sabato pomeriggio, ma perché siete qua in piazza? Per quale motivo? Perché tante persone ci credono ancora? Ve lo domandavo, vi fidate di me? Non vi fidate neanche di me? Ecco le campane. Questo è per dire che ero preparato. Grazie. Non vi dovete neanche... Vabbè, basta però. Fidatevi più che altro di delle nostre regole interne che riducono le possibilità di contaminazione. Siamo criticati alle volte perché mandiamo via qualcuno. Io questa la voglio spiegare. Tante forze politiche, anche partite bene, si sono guastate perché pur di vincere hanno imbarcato chiunque. Portatori di voti, eccetera, eccetera. Noi, io già Roberto, che mi manca tanto... Gian Roberto diceva in politica, se hai un dubbio non hai alcun dubbio, noi dobbiamo salvaguardare la coerenza di un movimento, perché se iniziamo a imbarcare personaggi, soprattutto in questa fase storica che siamo molto forti, e quindi salire sul carro di coloro che diciamo sono al numero uno dei sondaggi e lo sport prediletto in Italia, se noi non salvaguardiamo questa forza politica, in 448 magari ci trasformiamo come un altro partito che anni fa era nato con le migliori intenzioni ma poi si è guastato. Per quello siamo così duri e intransigenti, perché l'intransigenza in politica è un valore. Se fossero stati duri e intransigenti i partiti politici negli ultimi 30 anni e non avessero imbarcato personaggi squallidi, probabilmente oggi la politica sarebbe più pulita e forse neanche sarebbe nato il 5 Stelle, perché noi siamo nati come forza di risposta, perché la politica non ascoltava i cittadini. Nel 2007 io entrai nella lista civica Amici di Beppe Grillo, neanche esisteva il Movimento 5 Stelle, io mi candidai a Roma in una circoscrizione e presi 0 voti. Ma lì già all'epoca credevamo nel cittadino appunto che si fa Stato, che entra nelle istituzioni senza bisogno delle intermediazioni della partitocrazia, c'entra e porta direttamente all'interno le istanze che circolano nei mercati, nelle piazze d'Italia, quelle istanze di buonsenso, perché non ci vuole un genio per capire che in questo momento, per esempio, mi rivolgo anche a voi qui in Veneto che siete stati massacrati dal sistema bancario, oggi... Non esiste altra soluzione che dividere le banche d'affari dalle banche commerciali, perché molti di noi, di voi, mettono quattrini in una banca pensando che la banca faccia la banca, ovvero faccia, diciamo che dia credito alle imprese, al territorio, magari ai giovani, quando invece con i nostri soldi, a nostra insaputa, comprano titoli tossici o derivati in giro per il mondo e fanno speculazione e poi se perdono denari deve arrivare Pantalone, lo Stato, quindi di nuovo noi a coprirli. Questo è un problema che c'è stato in Veneto, ma un problema anche del Monte dei Paschi. Un problema di questo sistema che da partitocratico si è trasformato in bancocratico e le banche smettono di dare credito appunto ai giovani, a delle start-up, ad un imprenditore che ha bisogno di un po' d'ossigeno per un periodo, ma danno quattrini su quattrini a quegli amici della politica che poi glieli restituiscono grazie a pacchetti di voti. Così falliscono le banche. E quando già la Lega era al governo era stata, diciamo, era un'unione totale tra le banche d'affari, le banche commerciali, e anche con la Lega al governo Banca d'Italia di fatto era una banca privata contro
controllate da quelle banche private che dovrebbe in realtà controllare. Questo è il sistema bancocratico che di fatto fotte tutti noi, ci toglie i nostri diritti, fa sì che i pantaloni che i cittadini italiani ci devono mettere dei soldi in quelle banche che sono state divorate e spolpate dalla politica perché hanno prestato soldi esclusivamente agli amici degli amici, e poi se un giovane va in uno sportello a chiedere 20.000 euro per mettere in piedi una piccola impresa magari innovativa qui a Conegliano che possa dar lavoro a 3 ragazzi, così avremo 4 ragazzi che restano in questa città piuttosto che fuggire, gli dice: mi dispiace perché non ci potete dare garanzie. Ma tutti quelli che invece ad MPS o delle altre banche venete gli andavano a chiedere centinaia di migliaia di euro, milioni di euro alle volte, anche senza garanzie, la politica che controlla le banche o viceversa gli dava denaro. Questo è il sistema che affrontiamo. Ed è un sistema molto violento, perché quel sistema finanziario, il sistema appunto bancocratico, finanzia la politica, ed è per questo che la politica non fa mai delle leggi che possono dare trasparenza ai cittadini rispetto al mondo delle banche. Oggi la politica cerca in qualsiasi modo di finanziarsi, si finanzia ancora con il finanziamento pubblico ai partiti mascherato, nonostante il popolo italiano negli anni 90 si espresse contro il finanziamento pubblico ai partiti, ma vi rendete conto della presa in giro totale? Non sono truffatori, non sono veramente ladri coloro che ci fanno votare sul finanziamento pubblico ai partiti. Il popolo italiano con oltre il 90% boccia il finanziamento pubblico ai partiti, e costoro trasformano il finanziamento pubblico ai partiti in rimborsi elettorali, cioè utilizzano i nostri soldi per finanziarsi, ma che ci hanno mai portato uno scontrino, una ricevuta? E allora perché li chiamano rimborsi elettorali? Ma questo è un gioco tipico che portano avanti i partiti, tutti quanti, con la compiacenza del sistema mediatico, cioè cambiano il nome ad una porcata per farcela digerire. Così il finanziamento pubblico ai partiti diventa rimborso elettorale, una parola migliore. Magari le guerre, le invasioni in Afghanistan, in Libia le chiamano missioni umanitarie, è sempre un altro modo. I tagli strutturali, anzi la macelleria sociale che fanno sui nostri diritti, sui pensionati, la legge Fornero, questi li chiamano aggiustamenti strutturali, oppure dicono che ce lo chiede l'Europa. Oppure il salvataggio delle banche con i quattrini dei risparmiatori non lo chiamano neppure con una parola italiana, ma per non farci capire lo chiamano bail-in. Voi state davanti alla televisione, davanti al telegiornale, c'è il tizio del TG1, il giornalista che dice: oggi è stato approvato dal Parlamento con il solo voto contrario ai 5 Stelle la manovra appunto bail-in. Non ti preoccupi, perché bail-in che sarà mai il bail-in? Se fosse qualcosa di importante me l'avrebbero spiegato bene. No, proprio perché è qualcosa di molto importante non ce lo spiegano bene. Immaginate invece se un giornalista serio dicesse: oggi di fronte a voi, state di fronte alla TV che mangia degli spaghetti, oggi, con il solo voto contrario 5 Stelle, è stata approvata la manovra che serve per salvare le banche con i soldi tuoi che stai davanti alla televisione a mangiare gli spaghetti. Forse ti arrabbieresti, ti incazzeresti, parteciperesti, alzeresti la testa. Vedete perché ce la prendiamo molto con il sistema dell'informazione? Perché tendono sempre ad assottirci, a cambiare il nome ai fenomeni per farceli digerire, a dire che più tutto va bene, a dirci l'Italia è cresciuta dello 0,1, quando dove stanno più persone che lavorano? Dove stanno i servizi? La sanità sta meglio, i trasporti stanno meglio, gli imprenditori possono accedere al credito. Ci dicono sempre queste storie per tranquillizzarci. Ecco, non dobbiamo stare tranquilli. Questo non significa essere minimamente violenti, nessuno ha mai visto un incidente in una piazza del 5 Stelle, guardate, ci sono bambini, ci sono neonati in questa piazza, ci sono persone di ogni età e poliziotti e carabinieri stanno in fondo, ma moderati si muore, non possiamo continuare ad aspettare il salvatore della patria, non sono io, non è Federico D'Incano, nessuno del 5 Stelle è un salvatore della patria, qua ognuno si prende la propria responsabilità, partecipa, si informa in maniera alternativa. Stiamo a lavorare per te, stiamo lavorando per te, tu stai tranquillo. Si informa in maniera alternativa, partecipa e smette pure con quel cancro del voto di scambio che senz'altro ci sarà pure qui a Conegliano, perché non c'è soltanto al sud il voto di scambio, c'è in tutta Italia. Voto di scambio significa pure votare un parente, perché è un parente, un amico, perché è un amico, pure anche se si presenta con uno di quei partiti che magari ha massacrato la città, e va bene, ma è un amico. Con un amico ci si prende una birra insieme, ci si passa Pasqua e Natale, ma se un amico o un parente va avanti con quei partiti scellerati che hanno distrutto la vita, non gli si dà il voto, lo si manda a fanculo. Questo bisogna fare, questo, avere il coraggio di farlo. Lo so che non è facile, essere del 5 Stelle non è facile, devi girare i sabbi anche le domeniche regolarmente, e lo fai sempre con la voglia e con lo stesso ardore. Ma in televisione io subisco non delle interviste, degli interrogatori in televisione. L'avete visto? Lo sto calmo, non ha maturato un momento.
Federico, Zen, Gandiano. Gandiano. Come faccio? Con le perone. Con i peperoni. Prima di entrare. Da Lillona Gruber bisogna andare. No, fermi! Fermi. Noi siamo istituzionali, tranquilli, ci penso io. Per favore mi faccia includere la frase, gravatamente. Lo so che non è facile, però poco a poco forse poi la piazza per me è più importante, perché coloro che vengono in piazza e ci vedono, ci toccano, ci vedono, siamo in carne e ossa, penso che sia più difficile mentire, no? La televisione comunque, televidere significa vedere da lontano. Il Movimento 5 Stelle non è nato per vedere da lontano, è nato per vedere da vicino. Poi ci andiamo pure in TV, però vogliamo vedere da vicino, perché ci hanno sempre fottuto con i cavigli, con le piccole regole, con le leggine, con il codicino. Ci hanno sempre fottuto in questo modo. Sempre, per quello siamo entrati, per vedere da vicino. E per quello vogliamo continuare a stare qui a Conegliano ad entrare. E dovete entrare pure voi nel movimento. Non ci votate se non volete stare a Conegliano a denari in questo modo. Guardate il finanziamento pubblico a partire dal momento, guardate, lo tira sul bussolotto. Ecco, però guardate che questa, l'immagine di questo ragazzo, immagine, come? Bel ragazzo, sì, ma sono... è un'immagine, se ci pensate, di autonomia e libertà. Io ho fatto recentemente il cameriere a Frosinone, perché facciamo pure come iniziativa il parlamentare che ti serve. Cioè, che ti serve? Facciamo i camerieri, vengono, paghi la pizza, insomma, 20 euro, pizza, birra e fritti, 10 euro vanno alla pizzeria, 10 euro per finanziare la campagna elettorale del movimento. E noi ci finanziamo così, ci bastano i soldi, anche siamo estremamente attenti con i denari. Ora, questa sembra una stupidaggine, però riuscire a finanziarsi in questo modo, con un bussolotto, con microdonazioni, facendo un'iniziativa divertente come servire la pizza una sera e spendendo poco per le campagne elettorali, questo ti consente di essere del tutto autonomo e indipendente quando entri. Perché, ripeto, per me non è un problema il delinquente che ci sarà sempre all'interno, purtroppo, delle istituzioni. Il problema è quel politico che, pure se è onesto, nel momento in cui ha ricevuto delle grandi donazioni per avere quel posto di lavoro, quindi grazie a quelle donazioni è diventato parlamentare, deve restituire il favore a coloro che l'hanno finanziata. E così la politica si brucia e non sarà mai libera. Ora, per qualcuno noi abbiamo sbagliato a votare qualcosa, per carità, non siamo perfetti, anche se io vado fiero e orgoglioso di ogni voto che ho portato avanti e che ho fatto in Parlamento. Ciò nonostante nessuno ci ha mai imposto un voto, perché nessuno ci ha finanziato la campagna elettorale e nessuno ci ha chiesto qualcosa indietro. Io lo dico spesso, io per la mia campagna elettorale nel 2013, quando mai avrei pensato di finire in Parlamento, spesi 144 euro. 50 euro me li diedi mia zia e non mi ha mai chiesto una legge o un emendamento in cambio per quei 50 euro. È questo il sinonimo di libertà, perché se ci autofinanziamo con microdonazioni avremo un unico lobbista, il popolo italiano, un unico padrone, i cittadini italiani, i nostri datori di lavoro. Se tu capisci come finanziarti in maniera alternativa rendi libera una forza politica. Falcone diceva, seguite i soldi e troverete la mafia. Io vi dico, guardate chi li finanzia e capirete che politica faranno. Perché nel momento in cui Renzi becca quattrini con la sua fondazione da dei RAS delle cliniche private, state tranquilli che la politica del Partito Democratico sarà rivolta alla privatizzazione della sanità e a favorire la sanità privata a discapito della sanità pubblica. Quindi tra l'altro anche andare contro la Costituzione della Repubblica Italiana. State tranquilli che andrà così. È questa l'enorme rivoluzione del movimento, stare sempre in piazza, chiedere non i voti ma la partecipazione. Mi avete sentito chiedervi i voti per quella lista? Io vi dico soltanto, conoscete il programma, se c'è qualche lacuna il loro programma, dategli una mano ad integrare questo programma, a migliorarlo, partecipate, poi valuterete cosa votare. Ma io sono convinto che coloro che si avvicinano al movimento, che partecipano, nonostante tutte le difficoltà che questo comporta, ripeto, perché non è facile essere del movimento, sono convinto che poi per loro votare Movimento 5 Stelle è qualcosa di naturale, è pieno di gente che non vede l'ora di votare al Movimento 5 Stelle, però si sente ancora ancorato ad alcune ideologie obsolete, fine settecentesche, ottocentesche. Io sono di destra, quindi voto Berlusconi, ma Berlusconi ha creato Equitalia e ha massacrato gli imprenditori, oppure io sono di sinistra e quindi voto il PD, ma è il PD in questo paese ad aver abolito l'articolo 18 e quindi andare contro gli operai e contro i lavoratori. È un mondo fatto alla rovescia. Non si può ragionare per partito preso, chi ragiona per partito preso vota solo un partito, il partito che ci ha preso.
ci ha preso diritti, ci ha preso presente, ci vuole prendere il futuro. Io non so, non vi garantisco oggi che il Movimento 5 Stelle sarà per forza in grado di affrontare tutte le difficoltà e non sarà per forza, e magari chi vi garantisce appunto un domani non ci comporteremo come gli altri? Nessuno, andremo al governo, qualcuno inizierà a fare come dire l'istituzionale, a dire ce lo chiede l'Europa, non possiamo andare contro i trattati, nessuno ve lo garantisce, però vogliamo un'occasione. E io so che le nostre regole interne faranno sì che non dovremo dire signor sia a nessuno, neppure all'Europa. E saremo gli unici in grado di metterci di traverso appunto a un determinato sistema. Io ci credo tanto, ma sono anche convinto che senza il supporto popolare, al di là del voto, noi non ce la faremo. Perché i primi mesi, qualora dovessimo governare, qualora dovessimo riuscire a prendere il 40%, saranno complicati, ve lo dico già, molto complicati come a Roma. Perché a Roma ci hanno fatto la guerra perché siamo andati contro le Olimpiadi di Caltagirone e Caltagirone c'ha il Mattino di Napoli e il Messaggero di Roma. Non gli abbiamo permesso di fare le Olimpiadi e ci hanno fatto la guerra. I primi mesi, quando dovremo aggredire, aggrediremo delle sacche di privilegi e di potere, perché saremo gli, perché noi siamo gli unici in grado di abolire i vitalizi osceni che prende questa classe politica indegna? Perché nessuno di noi è in conflitto di interessi, perché nessuno di noi prende il vitalizio. E immaginate quando porteremo un decreto contro tutti gli sprechi in Parlamento, contro i vitalizi, contro il finanziamento pubblico ai partiti, contro il finanziamento pubblico all'editoria e per il taglio di tutti gli stipendi, di tutti i consiglieri regionali, di tutti i deputati e senatori. Pensate loro l'ostruzionismo che faranno sapendo che appunto quel decreto toccherà le loro tasche, e pensate quanto i loro giornali diranno che siamo populisti, che il problema dell'Italia è un altro. Per carità, non è che con i tagli della costa della politica si cambia del tutto il paese, ma si dà un esempio e soprattutto si costringe il politico a fare una vita decisamente più normale di quella che fa, e magari se facesse una vita più normale si renderebbe conto che votando la legge Fornero hanno massacrato appunto il futuro di tanti cittadini italiani, restando ancorati alla realtà, probabilmente certe porcate che hanno votato negli ultimi anni non le voterebbero. Perché io ci credo a Berlusconi quando un tempo diceva i ristoranti sono pieni, forse quei 2 o 3 ristoranti che frequentava lui. Cioè hanno una percezione totalmente distorta della realtà, perché vivono in certe case lussuose, vengono portati avanti e indietro al posto di lavoro con un'auto blu, dove ci sono persone che fanno il giro dell'auto soltanto per aprirgli la portiera e mettere gli impermeabili, e poi la sera finiscono in televisione e hanno una schiera di leccaculo che gli dicono che sono andati benissimo in televisione, che sono bravi, che vengono assolutamente ascoltati dai cittadini, che hanno un grande consenso, ma poi non si permettono mai di venire come facciamo noi senza scorta in piazza. Ha detto Federico D'Incà che tra qualche giorno verrà Alfano, dove? A Follina. Andateci garbatamente, andatevi a dire quello che pensate da cittadini sovrani, garbatamente, con educazione, con non violenza, ma è un nostro dovere dire ai nostri rappresentanti quello che pensiamo, altrimenti ci comportiamo noi per primi come sudditi, e allora i governanti continueranno a trattarci come sudditi. La testa la dobbiamo alzare noi per primi, perché o alziamo la testa e riprendiamo i nostri diritti o continueranno a passarci sopra come hanno sempre fatto. Una responsabilità ce l'abbiamo anche noi. Non possiamo continuare soltanto a lamentarci nei bar durante la mattina e a votare sempre gli stessi, o a fottercene della politica, o a restare ancorati sul divano. Il divano va disprezzato! Il divano va disprezzato, ve lo dico a voi che siete qui in piazza di sabato pomeriggio, certo, quindi figurate, ma ognuno di voi può fare tanto. Andate e moltiplicatevi. Io l'ho fatto già. Grazie. Raggiungeremo il 40% in ogni modo, anche riproducendoci, sto scherzando. Veramente, ognuno può fare tanto, informare amici e parenti, informarsi in maniera alternativa, votare il nostro programma, farlo conoscere. Cioè, alla fine che siamo noi? Siamo conservatori in un certo senso, io ci pensavo. Vogliamo l'acqua pubblica, vogliamo i trasporti pubblici, vogliamo una banca pubblica nazionalizzata che possa dare credito a piccoli e medi imprenditori, agli artigiani. Vogliamo questo, vogliamo delle tasse normali. Mio padre ha 70 anni, un piccolo imprenditore non ce la fa. Non ce la fa fisicamente. Vogliamo dei diritti dei lavoratori, vogliamo una vera legge anticorruzione, perché vogliamo che chi ruba finisca in galera, perché in questo paese se rubi una mela finisci in galera, se rubi centinaia di milioni di euro magari con il sistema bancario finisci non in galera, finisci in Parlamento. Questo succede. Vogliamo una vera legge sul conflitto di interessi, anche perché porta posti di lavoro. Ci avevano detto che non era mai stata approvata. Come? Non ho capito.
Finisco con gli anziani. Con gli anziani. Non ho, però veramente non ho capito, ora voglio capire adesso. Dopo me lo dici. Ah, ok. Cioè, io mi ricordo, io ero studente universitario, combattevamo per la legge sul conflitto di interesse e ci veniva detto questa falsa, ipocrita sinistra, peggiore della più becera destra, ci dicevano non si può provare perché Berlusconi c'è una maggioranza e non vuole. Ora sono 4 anni che c'è una maggioranza al centro-sinistra e perché non è stata fatta legge sul conflitto di interesse? Già non se ne parla più. Vi ricordate quando Repubblica ogni giorno martellava conflitto di interessi, conflitto di interessi, conflitto di interessi? Perché Repubblica appartiene a De Benedetti che in chiave di lotta sull'editoria è avversario di Berlusconi, ma il problema era dell'editoria, non era un problema politico. Tant'è vero quando il PD è andato al governo si è guardato bene da risolvere il problema del conflitto di interessi, perché loro hanno conflitto di interessi con le cooperative, hanno conflitto di interessi con le banche, guardate il sistema Boschi, il sistema Verdini. Vedete, non l'hanno fatto, non era la responsabilità di Berlusconi, è un sistema che è tutto d'accordo, si sono spartiti ogni cosa e poi fanno finta di litigare in televisione quando poi magari brindano a prosecchini quando viene bocciata la legge prima firma Roberta Lombardi sul dimezzamento degli stipendi dei parlamentari. Questo è il sistema. E noi vogliamo una legge sul conflitto di interessi normale. Vogliamo sì riformare la prescrizione, sì, vogliamo stoppare la prescrizione quando c'è una condanna, una sentenza di primo grado, perché quando il delinquente sa di essere magari condannato perché ci sono le prove schiaccianti contro di lui, magari chiederà il rito abbreviato, gli sconti di pena, non è che spenderà tanti soldi con un avvocato sapendo che comunque si arriverà a sentenza. Ma la riforma della prescrizione la fece Berlusconi per salvarsi i suoi processi, e la sinistra diceva quando andremo al governo la cambieremo. L'hanno cambiata? Assolutamente no. Cioè, ve ne posso fare centinaia di questi esempi. La legge Fornero l'hanno votata tutti, onestamente la Lega non l'ha votata, ma l'ha votata la Meloni, la Lega è d'accordo con la Meloni, stanno nello stesso cartello elettorale, l'ha votata Berlusconi, l'ha votata il Partito Democratico la legge Fornero, oggi vanno in televisione dicendo la cancelleremo, ma se l'hanno votata loro, con che faccia possono andare a dire che la cancelleranno? Vi rendete conto di... Poi dobbiamo coltivare la memoria, perché se non coltiviamo la memoria e dimentichiamo le questioni, poi ci fregano, in maniera molto semplice. Loro giocano sul cittadino che appunto possa perdere la memoria, ci bombardano ogni giorno con centinaia di informazioni, social network, telegiornali, un giorno la notizia, il giorno dopo si è dimenticata, già non si parla più di Consip, noi invece dobbiamo un attimino prenderci il nostro tempo, tornare a leggere, partecipare, vederci in un gruppo, trovare una strada, un progetto da portare avanti in questa città e portarlo avanti fino in fondo, altrimenti siamo bombardati da informazioni totalmente rincoglioniti e ci trasformiamo da cittadini in consumatori, buoni soltanto a consumare i prodotti che loro vogliono appunto che noi consumassimo o consumeremo o consumiamo. E se ho sbagliato questa consecutio finiremo su Repubblica Online. È così. Ora ci stanno tanti giovani, voi dovete entrare nell'ottica che entrerete in Parlamento al posto nostro, vi dovete candidare. Candidarsi non è soltanto un diritto, è un dovere per le persone per bene, altrimenti si candidano sempre gli altri. Qua c'è gente coraggiosa che si è candidata, che mica è sempre facile fare una lista. Ci stanno alcune realtà dove alcune persone hanno pure paura di mettersi in lista. Lo so, perché magari nel posto di lavoro, ma tu sei grillino, ti continuano a chiamare così, grillino, lo fanno apposta, no, per screditarti, anche se siamo la prima forza politica del paese. Invece vi dovete mettere in testa che dovete fare la vostra parte, soprattutto i giovani, perché dentro le istituzioni soprattutto i giovani per me ci devono entrare. Le persone più anziane devono essere degli ottimi consiglieri, degli ottimi scrittori di programmi, ma lì dentro a battagliare in prima linea, soprattutto i giovani, dovete cospirare, non espatriare, cospirare. Cospirare significa conspirare, respirare insieme, dovete entrare al posto nostro, io e Federico usciremo da quel palazzo e voi dovete entrare al posto nostro. È una meraviglia la politica, significa metterci assieme come in questa piazza oggi e risolvere dei problemi e avere delle idee, portare avanti dei progetti per risolvere, per migliorare il nostro paese, per migliorare questa città. Questa è la politica, la più alta attività che un essere umano possa fare, si fa sempre, non solo in un palazzo, si fa quando aiutiamo un vicino, una vicina di casa, si fa quando scegliamo un prodotto o un altro all'interno di un supermercato. Si fa quando diciamo ad un amico che sta commettendo un illecito, guarda che non si deve commettere un illecito, io ti denuncio. Si ha questo quando si porta avanti legalità ogni giorno, anche in casa. Questo significa fare politica. È facile? No, non è facile, perché va avanti sempre il furbo in questo paese, mai il bravo, va avanti sempre il furbo. Ma occorre cambiare con questa mentalità, e questo non dipende da Alfano, Renzi, Verdini, Napolitano, il massimo responsabile dei disastri dell'Italia. Questo dipende da ognuno di noi. Da ognuno di noi,
ognuno ha un potere enorme, io ci credo tanto, io non pensavo di entrare in Parlamento. Quando mi arrivò quell'email del 5 Stelle, poi candidati, io proviamo, sapete come proviamo, e poi siamo entrati in Parlamento e siamo stati sballottolati in questo sistema, che è molto molto complesso. Ci siamo dovuti abituare, abbiamo dovuto studiare, i primi tempi, guardate che è stato difficile. Federico, siamo entrati senza nessuna esperienza, neanche sapevamo dove stesse il bagno al Montecitorio. Abbiamo dovuto imparare il regolamento parlamentare, come si scrive un'interrogazione, dove stanno le commissioni, la differenza tra una risoluzione e una mozione, una legge, un articolato. Nessuno di noi l'aveva mai scritta, ma è possibile farlo. Ci hanno fatto credere che possano far politica soltanto questi personaggi che vediamo nei conciotani, ma perché? È il cittadino che si deve fare Stato. Le istituzioni appartengono ai cittadini, democrazia significa potere al popolo. Non potere ai partiti, lo possiamo fare. Io vi ringrazio di cuore per la pazienza di essere qui. Non volete votare il Movimento? Non ci votate. Se pensate di votare una forza politica e poi di incrociare le braccia e dire vediamo che fa Massimo, vediamo che fa Federico Lenca, non ci votate. Votate gli altri, amici come prima, ci andiamo a fare un'ombra, uno spritz insieme, amici come prima, però nessuno cosa deve lamentare. Nessuno più autorizzato a lamentarsi. Se invece potete votare il Movimento 5 Stelle, sappiate che votare non basta. Significa entrare in un meccanismo nuovo, significa partecipare, significa impegnarsi ogni giorno. Non è facile, ma ti permette di guardarti allo specchio veramente con la faccia pulita e di camminare a testa alta. Grazie a tutti, buon pomeriggio e in bocca al lupo, in bocca al lupo. Quanti congiuntivi ho sbagliato? No, perché questi, cioè, gli hanno bocciato la riforma delle banche popolari con sinistra, gli hanno bocciato due volte le leggi elettorali, Italicum e il Porcellum incostituzionale, gli hanno bocciato la riforma Madia, la Corte Costituzionale, gli ha bocciato l'indifatto l'Unione Europea, oggi si fa la manovrina perché gli hanno bocciato parte della finanziaria, della legge di stabilità. Tutto quello che hanno toccato gli è stato bocciato. Renzi diceva all'Italia, alla grande, allacciatevi le cinture, questo buffone che sta sul coglione pure a se stesso, questo buffone, vergogna. E lo stesso che invitava i cittadini ad investire in MPS, risanate, investite, chi ci ha messo i soldi ci ha perso denari. Capite perché siamo così arrabbiati e dobbiamo stare calmi? No, però state calmi, perché non dite la parolaccia in questo paese, ipocrita, lo dico spesso, dove se dici cazzo c'è la mafia a Roma c'è chi si scandalizza per il cazzo. È così, però non lo dire, occhio, diremo per dindirindina, ma lo capite perché siamo così indignati? Perché hanno detto di investire in MPS quando sapevano che sarebbe stata di nuovo spolpata? Perché hanno detto all'Italia ripartirà? Dove sono i responsabili di Alitalia? E poi ci chiedono a noi in 448, ma voi domani mattina dove troverete i soldi? Che cosa fate? Ce l'abbiamo, lo stiamo già scrivendo un piano per Alitalia, ma dove sono i responsabili? Che fine ha fatto Berlusconi che non l'ha venduta da Air France? Che fine ha fatto Gnucchi, Colaninno, Montezemolo? Questi grandi industriali con le pezze al culo e noi gli dovevamo far fare le Olimpiadi a Montezemolo. E poi dicono al Movimento in 448 li soldi tutti i grandi che hanno causato loro, ma i responsabili dove stanno? Andrebbero denunciati i responsabili per come hanno scolpato all'Italia, all'Italia, vedete, c'è il lapsus sulle chiame Equitalia. Cioè questo è il paese più bello del mondo, con siti tutelati dall'UNESCO, un paese meraviglioso, 7.000 km di costa, abbiamo tutto, abbiamo l'enogastronomia migliore del mondo, abbiamo vini straordinari, qui a Conegliano, lo sapete bene, e non mi avete portato una manco una bottiglia di vino. Lei sì, ce l'ha? Beh, abbiamo tutto e fallisce la compagnia, la portava, sì, e fallisce la compagnia di bandiera, perché? Perché ci hanno mangiato sopra. E poi i sindacati che fine hanno fatto? La CGE, la CGE e il PD sono la stessa cosa, io sono arrabbiatissimo con i sindacati. Gli ultimi due segretari generali sono diventati parlamentari del Partito Democratico e vedremo che fine farà la Camusso. Parlano, ma regolarmente si calano le braghe di fronte alla politica, i sindacati. I sindacati sono responsabili come i partiti, non esistono, i lavoratori si devono organizzare in maniera sempre più autonoma e per me i lavoratori devono iniziare a pensare in tante aziende di entrare come proprietari dell'azienda, perché il futuro può anche essere questo, dividendi, parte della proprietà, così, perché ci sono dei lavoratori eccezionali anche in Alitalia, quanto sono bravi i dipendenti, non è vero, ora vengono accusati privilegi contro privilegi, non è vero, sono menzogne del sistema che ci ha mangiato su Alitalia. Hanno fatto tutto questo, qualsiasi cosa hanno toccato l'hanno sfasciata, ma se uno di noi sbaglia un congiuntivo diventa la notizia più importante per settimana.
Io alle volte lo sbaglio volontariamente, così magari passa un tema. Se noi andrebbimo al governo faressimo una legge anticorruzione vera e mandiamo i corrotti in galera. Vediamo se questa parte finisce sul TG1 di Marione Orfeo, uomo di Caltagirone, e me ne assumo la responsabilità. Grazie a tutti e buon pomeriggio. Grazie a tutti, ringrazio Alessandro, ringrazio Federico, tutti gli amici che sono venuti qua e tutti voi, perché questa giornata è stata fatta per voi. Vi ricordo che ci troveremo nel mese di maggio, nel nostro volantino trovate le numerosi, perché vogliamo parlare.